Salve a tutti, oggi faremo qualche investimento sulla piattaforma di 24 Option sul petrolio, sempre sui supporti e le resistenze. Io metto una somma sempre minima di 25 euro e vediamo il grafico come si comporta. Dovrebbe andare in alto. Però ci potrebbe essere una resistenza che spinge il prezzo verso il basso e quindi li fa cambiare direzione. Vediamo un po' per il basso, vediamo se spinge verso il basso, perché mi sembra che voglia cambiare direzione, però stiamo a guardare. Io riprendo il petrolio e vediamo il grafico come va. Per il momento sembra che non voglia scendere. Mancano 10 minuti. Ah, si è alzato proprio all'ultimo istante. Allora, sì, a quanto pare si sta rialzando. Io metterei alto una cinquantina di euro per recuperare le 25 euro. Considerate che adesso sono le 12:15, un orario che non bisognerebbe investire. In effetti fa un po' di capricci. Io investo 100 euro per il rialzo e vediamo se va tutto bene. In questo orario è meglio non fare trading, perché se voi stabilite una direzione potrebbe non essere quella, in quanto i grafici sono un po' instabili e tendono a rimbalzare. Infatti ho perso 75 euro, comunque adesso le recupero, ne recupero 70. Quindi quello di 100 euro è andato bene. Adesso facciamo altre prove. Allora, sembra che stia salendo. Io riparto sempre da 25, come ho detto sempre, per l'alto e vediamo se riesce a salire. Vedete questi improvvisi sbalzi? Se investite di mattina o di pomeriggio non ci sono. Quindi sta andando male, sta scendendo, forse è il momento di cambiare direzione. Quindi 25 euro, devo metterne 50 per recuperare. Allora, vediamo.
Io investirei per il ribasso e vediamo come va questo investimento, perché sembra che stia rimbalzando. Quindi 25 euro non li ho persi, però me l'ha restituito indietro, era pari. Adesso vediamo questi 50. A quanto pare sta andando giù, come avevo previsto. Vedete, sta scendendo. Io inserirei altri 25. Forse è il momento di cambiare la direzione al basso. Vediamo un po'. Sì, sta continuando a scendere. Allora, le 50 le ho prese. Allora, ho investito altri 25 per il ribasso. Vediamo come va questo investimento. Sta scendendo. Vediamo se regge. Mancano 27 secondi. Sta continuando a scendere. Vediamo, ho investito altri 15 euro, 25 euro per il ribasso. Vediamo, le prime 10 mancano, le prime 25 mancano un secondo, zero, è andato. Guardate, sto investendo sempre per il ribasso perché mi sembra che stia andando tutto al ribasso. Ho fatto altri due investimenti da 25 sempre al ribasso. Allora, il primo non è andato perché si è rialzato un pochetto e non andrà nemmeno il secondo, quindi devo recuperare 50 euro. Allora, vediamo il grafico che intenzioni ha. Stiamo ad aspettare. Per me non vuole rialzarsi, però aspettiamo per vedere la prossima mossa. Per me scenderà giù, però continuiamo a vedere. Proviamo per il ribasso. Ho messo 50 euro. Adesso ne metto 100. Sembra che stia scendendo. A questo orario si muovono piano piano i prezzi, quindi non è consigliabile investire.
Io ho voluto fare lo stesso il video per far vedere che comunque questa tecnica è ottima. Allora, le 50 le ho prese, adesso vorrei investire un po' di più. Investiamo qua, sempre a ribasso, e vediamo come va. Allora, guardate, il grafico improvvisamente sta scendendo. Ha ripreso la sua normale direzione. Vedete che il trend è ribassista? Ecco fatto. Allora mancano 16, 15, 14, 13, 12, 10 secondi. Allora, sì, sono riuscita a guadagnare anche oggi. Quindi, sono riuscita a guadagnare anche oggi. Allora, volevo fare alcuni conticini. Prendo la calcolatrice. Allora, ho fatto circa 10 investimenti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oggi che è 17, e sommiamo 70 più 35, meno 50, più 17, 50. Più 35, poi 25 pari. Allora, più 70 meno 75. €102,50 anche oggi di guadagno con 10 operazioni. Allora, per chi avesse bisogno di aiuto, può andare sul mio sito www.opzionibinarie60secondi.it, dove io ho fatto degli aggiornamenti e vi ho inserito gli articoli che vi ho spiegato, quindi potete andare a scaricare il PDF. Allora, vi faccio vedere dove li ho inseriti. Allora, dovete andare nella sezione articoli. Allora, e ho inserito. Potete andare direttamente su articoli perché non ho completato tutte le pagine e qui potete avere la visuale di tutti gli articoli che ho inserito. Allora, ho inserito le nostre convinzioni riguardo ai soldi. Vedete, questo è l'articolo e questo è il file PDF da scaricare. Basta che cliccate sopra e si apre il file che potete scaricare sul vostro PC. Quindi tutti gli articoli che ho fatto sono scaricabili.
Poi ho messo altri articoli che non avevo ancora messo. Ho messo l'atteggiamento mentale e il nostro amico trend che non avevo messo. Praticamente tutti gli articoli adesso li potete scaricare. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 articoli. Per poterli visualizzare tutti dovete andare nella pagina articoli e quindi visualizzerete la pagina di menu perché non ho ancora aggiornato il menu di sopra. Non c'è stato ancora tempo. Invece qui è aggiornato il tutto. E invece dalla home page. Potete accedere a questi tre argomenti qui. Questi sono tutti aggiornati. Poi qui ci sono le varie strategie. Allora, ho aggiornato pure l'articolo dei supporti e delle resistenze che è proprio questa tecnica. E dove potete scaricare anche il formato PDF, vi ho aggiunto alcune immagini per farvi vedere. Questa tecnica può essere utilizzata anche con un time frame di 10-15 minuti per chi non volesse investire nei 60 secondi. E qua c'è il file PDF da scaricare. Poi qua ci sono le strategie, quali informazioni sulle piattaforme devo ancora aggiornare. E poi abbiamo i miei ebook. Allora, per chi volesse imparare a investire in opzioni binarie, abbiamo il mio primo ebook, Investire in opzioni binarie, dove spiega tutto dalla A alla Z e io ne ho fatto un secondo, molto più ampio di 160 pagine e 7 capitoli, dove ho inserito anche spiegazioni su domande che mi avete fatto, quindi è molto più completo questo ebook, dove c'è l'analisi tecnica dalla A alla Z, come si impostano i grafici, alcune tecniche che ho utilizzato io per i principianti e che consiglio, c'è il controllo emotivo, gestire il money management e tutto. Per chi volesse iniziare è l'ideale perché già leggendo tutto questo ebook può mettersi in pratica e iniziare anche a seguire le mie tecniche su YouTube perché bisogna avere un minimo di conoscenza per poter seguire anche le tecniche. Poi c'è piano d'azione per le opzioni binarie, un ebook con varie metodologie e un piano di trading per investire nei vari mercati. E poi ci sono le grandi teorie per investire nelle opzioni binarie, un ebook dedicato a Dow, a Fibonacci e a Elliott e vi faccio vedere come le loro teorie sono applicabili nelle opzioni binarie. È un ebook molto culturale e anche molto pratico. E poi c'è soluzioni pratiche per le opzioni binarie, dove ci sono circa 18 tecniche che potete investire in tutti gli orari dai 60 secondi a un'ora, quindi potrete trovare la vostra tecnica preferita. C'è anche una sessione dedicata ai gap, mentre in questo ebook c'è una sessione dedicata alle correlazioni. E poi in ultimo c'è Fibonacci nelle opzioni binarie. Un ebook dedicato a Fibonacci, ma non solo, anche alle trend line, ai supporti, alle resistenze, scritto in maniera approfondita, appunto per chi volesse utilizzare anche questa tecnica. I supporti e le resistenze qui sono spiegate in maniera molto approfondita. Poi ci sono i ritracciamenti alle file line di Fibonacci e il calcolo dei target price. Ci sono tre tecniche inventate
consigliate da me per poter investire sia con le trend line sia con i ritenti. E infine potete scaricare dei video che vi fanno vedere come settare i grafici e come investire con Fibonacci. Fra poco uscirà un altro ebook, Le migliori tecniche per le opzioni binarie, volume 1, dove io vi metto tutte le tecniche migliorate che io ho spiegato su YouTube, quelle che sono, diciamo, state più visualizzate, voi mi avete scritto quelle che sono state utilizzate di più e che danno più risultati. E naturalmente ci sarà un capitolo dedicato agli orari di trading, perché è molto importante, sono anche gli orari, se voi investite negli orari giusti, diciamo, potete limitare di molto le perdite. Allora, io spero di esservi stata d'aiuto. Ci vediamo la prossima volta. Spero di trovare un altro articolo che vi possa servire. Ci vediamo prossimamente, insomma. Ciao e grazie per la vostra attenzione.